Per cortesia, un poco di silenzio, se no non c'è piacere per voi altri, ma come me a parlare. Io stavo tagliando un pozzuto per bere la pulla, per bere il gente, per bere le cucce. Pensate che io e Ciccio Busacca, che sto qua con Nico, sentissimo a cantare una canzone contro la mafia. A Ciccio dobbiamo portare la televisione inglese, dobbiamo portare a Mosca, in Romania, in Bulgaria. Ciccio ha girato con me a tutto il mondo. Tutte le televisioni del mondo con Ciccio Busacca abbiamo fatto. Però di parole libere, di parole che mi dico io, ho capito che noi siamo siciliani, nasciamo sopra queste pietre, nasciamo in questa terra meravigliosa, abbiamo un popolo più civile del mondo, ricordatevi, di Andrea Bellabate, Piccirillo, io parlo di Piccirillo, io parlo di Piccirillo, attenzione! State attenti a quello che vi dico io, i vecchi non mi interessano più, i vecchi hanno perduto l'entusiasmo, la forza, il coraggio, mi interessano i picciotti, sono situati che avete portato la Sicilia avanti, questa Sicilia che ha avuto due dittature, parlo di 50 anni a bene nel caso, due dittature. 20 anni di fascisti e 30 anni di democrazia cristiana, 50 anni di dittatura abbiamo avuto, questa Sicilia che qua siamo 3 milioni e mezzo, noi che qua siamo 3 milioni e mezzo, mentre i siciliani siamo 50 milioni, soltanto in America ci sono 15 milioni di siciliani. Siciliani emigrati e figli di siciliani, soltanto in America. Tuo continente, poi Milano aveva 300.000 siciliani, Torino aveva 100.000 siciliani, i siciliani siamo 50 milioni, vuol dire una grande nazione, e siamo sotto la democrazia cristiana, come un popolo schiavo, come un popolo servo. Ancora la Sicilia è una colonia, ancora la Sicilia è una colonia, figli. Il popolo siciliano sottomesso a questa dittatura della democrazia cristiana. Il popolo siciliano, ricordatevi, picciotto, parlo con Boaccio, piccirini, ascoltatemi, sentite. Il popolo siciliano che 50 secoli in arriere, quando là ci dormivano in tetane, giovanotto, non è che fai a passeggiare qua, cretino. Che passeggiate qua, è diventato un luogo di passaggio, cretino. Dunque, quando tutte l'auto in tuo mondo, 50 secoli in arriere, dormivano un talento in bagliara, i siciliani costruivano monumenti, costruivano templi, dormivano in te case. Chi è sto popolo siciliano? E questi signori la trattano come una colonia. Pensate che la Sicilia che ha 385 comuni, la Sicilia ha 385 comuni e in Sicilia ci sono 66 biblioteche, in 385 comuni e 66 biblioteche, nei paesi dell'Emilia. Dei paesi 4.000, 5.000 abitanti, 3.000 abitanti, come Cabate, ci sono tre biblioteche in un paese. Che non c'è biblioteche. Sono sicuro che io non mi sono informato, ma sono certo che a Bellabato non c'è biblioteca. Forse manco c'è gabinetti. Può essere che non c'è gabinetti. Ci sono i gabinetti, non lo saccio. Non lo saccio se bene un forestiero ne cavagliere, non lo saccio, non lo so. Dico 66 biblioteche, pensate in quella condizione. Pensate un'altra cosa.
pensate un'altra cosa, che in te casi di siciliani, di questo grande popolo, trasite, non trovate libri, vi portano rincia, voi trasite, tagliate, vi fanno vedere la stanza da pranzo, la stanza di ricevimento, il salotto, vi fanno vedere tutto qua, ma libreria non è, nelle case non c'è libri, si trasente certe case le contadine, le braccianti, e se ci vedono i ciuri di plastica, capite la pampera, una ramuzza, verde, da casa, i ciuri di plastica. Vi prego, silenzio, per cortesia, lasciatemi parlare. Dunque, vi volevo dire ancora, chi se mi fa riscordare, sto qua a dire, vi volevo dire ancora questo. Canta Sicilia, ancora la gente legge un grande hotel, la gente legge sogno. Vi prego qualche compagno, un poco di silenzio, se no è impossibile. Io, vero che è poca gente, io non ho avuto mai così poca gente, ma insomma qualche cosa da dire, perché mi interessa in siciliana mia, portare avanti la Sicilia, la mia terra, la vostra terra. Da Sicilia ci sono i vostri morti brulicati, ci sono i miei morti brulicati, a Sicilia l'abbiamo un tuo cuore, l'abbiamo portato avanti. Vi prego, facetemi parlare, qualcuno che mi aiuti qua, caccia la cucciria. Dunque, volevo dire, che ancora a Caninoati ci sono quelli che leggono sogno, Grand Hotel, Intimità, ci sono quelli che leggono Corriere dello Sport, ogni giorno si accattano Corriere dello Sport e si interessano soltanto allo sport, quando abbiamo 100.000 cose da pensare, più importante, il travaglio, il lavoro, le case, l'emigrante, e il pericolo di una guerra nucleare, che bastasse a questo momento Brezhnev e Carter, un minuto ci bastasse, in un minuto scoppia la guerra nucleare, non ci siamo più nudi, c'è miliardi di cristiani, moriamo, finisce un mondo, c'è questo pericolo in questo momento, e c'è chi che si interessa soltanto lo sport, no, lo sport non interessa pure lo sport, lei c'è menuto, una partita, la televisione magari, ma voglio dire a bere, ma non tutta in lo sport, ma anche la testa che hanno. Uno che legge sempre sport, che ci succede? Io non lo capisco. A un certo momento la testa diventa un pallone. Domandateci a tutti questi. Vedete che cosa porta la democrazia cristiana? Domandateci a questi che leggono sogni, Intimità, Grand Hotel. Se canucciano, se hanno letto mai un libro, vi dico una cosa, sanissimo. Che ci siamo 500 cristiani, per quella cosa che mi sbalordisce, almeno io penso che 20 revuati lo sapessero, ciò che voglio dire io. Domandate qua alla massa, a chi si interessano lo sport, lo Grand Hotel, lo sogno, l'Intimità, a chi si guardano le belizze, se conoscono Elio Vittorini, nudo. Io le ho fatto queste inchieste, queste osservazioni interessate. Ci domandano che non c'è la Vittorini. Ma quello è la Vittorini. Vuol dire uno dei più grandi scrittori del mondo. Nato a Siracusa. E che morì 6 anni fa. Un 99, un 1000 per 1000 di siciliano non lo conoscono. E conoscono a cosa? A quelli che donano capoci. Io non lo so come si chiamano, Rivera, a riconoscere Rivera, con Canucciolo.